Ciao a tutti e benvenuti su Bimbi Creativi. Oggi voglio farvi un laboratorio creativo dal vivo dove vi spiego come intagliare la zucca di Halloween. In quanto, visto il periodo e viste le numerose richieste che mi state facendo con i messaggi, ho deciso di farvi vedere com'è facile, com'è divertente intagliare appunto la zucca di Halloween. Prima di iniziare, vi ricordo di iscrivervi anche al mio canale YouTube. Per iscrivervi basta che schiacciate il tasto iscritto e poi mettete anche la campanella così da ricevere tutte le nuove notifiche. E seguitemi anche su Instagram, che anche lì sono abbastanza presente, oltre che appunto su Facebook. Come vedete, ci sono sempre moltissime novità. E vediamo allora il nostro laboratorio. Cosa ci serve per iniziare il laboratorio creativo su come intagliare la zucca di Halloween? Nel frattempo vi ricordo che se avete delle domande da farmi, scrivete pure nei commenti che o in diretta oppure successivamente alla diretta rispondo a tutte le vostre domande. Allora, per intagliare la zucca ovviamente vi serve la zucca, in questo caso la zucca di Halloween. Si differenzia dalle altre zucche perché è molto più facile da incidere, quindi è molto più morbida. Si trova nei supermercati solo in questo periodo e non è commestibile. Alcune volte leggo certi commenti dove si dice che intagliando la zucca si spreca il cibo. In realtà non è così, perché comunque questo tipo di zucca non è commestibile, quindi, o se commestibile non è buona. Quindi non viene utilizzata per il consumo alimentare, ma giusto come decorazione. Altra cosa che ci serve, che vi consiglio vivamente di prendere, è uno come questi, quindi un kit di intaglio che trovate o nei negozi specializzati di fai da te, ma anche nei supermercati in questo periodo, oppure su Amazon. Vi dico di prendere il kit di intaglio perché contiene questi strumenti, in particolare questi due, che sono fondamentali per intagliare la nostra zucca. Adesso questo si è un po' stortato dall'anno scorso, ma comunque va benissimo. Poi ci servirà un coltello abbastanza affilato, una penna, un cucchiaio, tenetevelo a portata di mano qualora questo non vi soddisfi, e un piatto dove mettere gli scarti della nostra zucca. Quindi, ricapitolando brevemente per chi si è sintonizzato adesso, intaglieremo la zucca di Halloween. Vi servirà zucca, kit per l'intaglio, coltello, penna, cucchiaio e piatto. Vi ricordo che se vi piace Bimbi Creativi e volete supportare la creatività, potete farlo acquistando uno dei miei libri che trovate in vendita su Amazon. Basta che scrivete Irene Marzi e vi escono tutti i titoli. C'è quello nuovo Io dormo da solo per i bambini che dormono ancora nel lettone con mamma e papà, oppure che, perfetto, diciamo come regalo di Natale, anche il calendario dell'Avvento Creativo, dove trovate moltissime idee per creare lavoretti per Natale. Detto questo, veniamo ora a come si intaglia la zucca di Halloween. Ciao Marisa, aspetto la polenta quando riuscirò a venire a trovarti, intanto mi porto avanti con la richiesta. Allora, per intagliare la zucca di Halloween bisogna innanzitutto partire incidendo la parte superiore. Fate molta attenzione, questa fase deve essere fatta solo ed esclusivamente da un adulto, anche perché insomma, lo strumento che si utilizza non è certamente fa e facilmente maneggiabile da parte di un bambino. Allora mi alzo per farvi vedere meglio. Allora, pian pianino, facendo sempre attenzione a non tagliarvi, ovviamente, perché anche se la zucca è abbastanza morbida, però questa diciamo che è l'unica parte un po' più pericolosa. Dopo io non amo molto usare i coltelli, però vabbè, oggi mi tocca. Ok, quindi si incide la parte superiore perché è dalla parte superiore che poi si svuoterà la zucca. Ok, ci siamo quasi. Vedete che è una zucca molto morbida. Ok, ripassiamo e vedrete che prima o poi si staccherà. Forse ci siamo. Vediamo. Ecco qua. Non mi ha fatto fare brutta figura questa zucca. Ok, quindi una volta che abbiamo staccato la parte superiore, non ci resta che iniziare con la parte
che diciamo è quella prediletta da parte dei bambini, quindi lo svuotamento della zucca. Vanno tolti tutti i semini e tutti i filamenti. Questa parte è un po' noiosetta, ma è molto 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 importante, perché se la zucca non viene svuotata bene, poi, a parte che esteticamente non rende bene l'idea, ma poi vi durerà molto molto meno. Potete usare questo oppure semplicemente un banalissimo cucchiaio. E iniziate a scavare e a tirar via tutti i semini che trovate. Come vi dicevo, è la parte un po' più noiosa, quindi parlerò di cose tanto per intrattenervi un pochino, intanto che svuotiamo la zucca. Ecco, se avete delle domande, vi direi che questo è il momento giusto per poterle fare, intanto che la svuotiamo pian pianino. Come vedrete, è piena di semi e piena di filamenti, quindi ci vorrà un po' di pazienza per riuscire a svuotarla tutta completamente. Questa, ripeto, è la parte che più piace ai bambini, che potete farla fare ai bambini di tutte le età, perché non è assolutamente pericoloso, come potete vedere, e anzi i bambini a sporcarsi le mani così si divertono tantissimo. Io devo riuscire a non sporcarmi almeno una mano, perché dopo devo spostare il telefono e metterlo su un altro supporto per farvi vedere come si intaglia, ma adesso vediamo in che condizioni mi riduco, perché purtroppo io mi faccio sempre prendere dalle cose che faccio e mi sporco come si sporcano i bambini, che è comunque anche la parte divertente di tutta questa attività e di bimbi creativi. Ok, non so se voi avete già fatto l'intaglio della zucca o se è la prima volta che lo fate. Vi dico, è proprio una cosa super super semplice. La prima volta vi consiglio di fare un disegno semplice, poi se avete una buona manualità potete anche provare a fare dei disegni un po' più complessi. Allora, oggi vi farò vedere il disegno più classico di tutti, quindi come creare la zucca cosiddetta Jack-o'-lantern. Ecco qua, c'è un modo per mantenere la zucca? Sì, allora, quindi finisco un attimo. Come vi dicevo, per oggi l'idea è quella di fare la zucca più classica, quindi quella con la forma di Jack-o'-lantern. In realtà potete prendere dei disegni qualsiasi, potete crearli voi oppure scaricarli da internet e creare anche qualcosa di più complesso. Per togliere i filamenti potete utilizzare il coltello, ovviamente se siete degli adulti, se siete dei bambini fatelo fare a un adulto, così siete sicuri di non sbagliare. Allora, per conservare la zucca di Halloween ho scritto un articolo che trovate sul blog. Se cercate come conservare la zucca di Halloween, lì trovate tutte le varie possibilità. Quella che vi consiglio maggiormente è quella di utilizzare acqua e candeggina. Quindi prendete una bacinella che sia abbastanza grande da riuscire a contenere la zucca e immergete la zucca intagliata in acqua e candeggina. La lasciate lì per qualche ora e in questo modo evitate la formazione di batteri e soprattutto tutti quegli insettini che, se avete provato a fare la zucca e metterla fuori, dopo qualche giorno arrivano. Ovviamente è una zucca, per cui non potete pretendere che duri all'infinito, però utilizzando acqua e candeggina dura un pochino di più rispetto a quello che durerebbe senza utilizzare questo metodo. E in più, come vi dicevo, evitate il discorso degli insettini, che dopo un po' comunque si riempie di moscerini neri. Ok, allora la mia zucca non è svuotata alla perfezione per motivi di tempo, sennò dovrei stare qua ancora 10 minuti, però direi che va abbastanza bene. Allora, quanto tempo prima consigli di prepararla? Allora, dura massimo 6-7 giorni, nel senso che i primi giorni, quindi i primi 2-3 giorni è ancora bella, poi lentamente e ovviamente inizia ad afflosciarsi, non è più bella come prima, quindi vi direi di farla intorno al 28-29, così siete sicuri che per il 31 è a posto.
Oppure fate come me, io ne ho comprate tre e ogni 2 o 3 giorni, quando una di quelle che ho fatto inizio a vedere che non va più tanto bene, ne faccio un'altra. Però se mi seguite sapete che una delle cose che io preferisco è proprio intagliare la zucca di Halloween. Allora, vediamo se riesco ad andare avanti nonostante la mano lurida. Adesso viene la parte più, diciamo, divertente. Allora, abbiamo visto, per chi si fosse collegato adesso, stiamo intagliando la zucca di Halloween. Quindi, con un coltello abbiamo tagliato la parte sopra. Io adesso qua l'ho messa impropriamente insieme agli altri scarti, ma in realtà anche la parte sopra, ecco qua, anche la parte sopra va pulita e tenuta da parte, perché poi ci servirà per chiudere la nostra lanterna. Quindi anche questa deve essere tutta pulita dai vari filamenti che trovate, e se la conservate anche questa va immersa in acqua e candeggina. Quindi stavo dicendo, abbiamo tagliato la parte superiore della nostra zucca e abbiamo iniziato a pulirla. Beh, per pulirla, pulendola di tutti i semini e di tutti i filamenti. Come vi stavo dicendo, la mia ha ancora parecchi semini e parecchi filamenti, però per motivi di tempo, per non farvi star qua ore e ore e ore intanto che la pulisco, vi faccio vedere comunque come fare e andare avanti con l'intaglio. Allora, vediamo se c'è un'altra domanda. Candeggina appena preso dopo intagliata. Allora, io la immergo, stavo dicendo che per conservarla va messa, uno dei metodi è quello di mettere una bacinella abbastanza capiente da contenere la zucca e si immerge la zucca in acqua e candeggina. Io normalmente la immergo dopo che è stata tagliata, dopo che è stata intagliata, così diciamo che resta bene tutta la parte dove è stata intagliata, viene esposta la candeggina e quindi si conserva di più. Altra domanda che mi è stata fatta, quindi ripeto velocemente anche questa parte qua, si dura sì, massimo 5-6 giorni, quindi fatela intorno al 28-29, così siete sicuri che per il 31 la zucca è perfetta. Che non ha da mangiare, sprecare così il cibo. Veramente da stupidi. Ti rispondo, cara Francesca, forse non hai ascoltato la prima parte del tutorial. Questa zucca non è commestibile, quindi non si sta sprecando assolutamente nulla. Quindi, ecco, evito altri tipi di commento sulla tua affermazione. Quindi bisognerebbe informarsi prima di scrivere commenti. Andando avanti. Allora, vedete cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare il disegno per intagliarla. L'ha detto più volte, bravissima, grazie Monica che mi ha difeso. Va bene, basta polemiche, andiamo avanti. Ecco, apro e chiudo parentesi. Spesso trovo dei commenti polemici sotto i tutorial. Allora, lascio un po' alla vostra intelligenza, nel senso se qualcosa non vi piace e ha senso commentarlo perché è un commento costruttivo, commentatelo, ben venga. Se è giusto per far polemica, vedete voi se ha senso commentarlo o meno. Per fortuna è una pagina seguita da gente di un certo livello, perché vedo che le polemiche sono veramente poche. Però purtroppo capitano anche su bimbi creativi, quindi preferisco dirvelo prima. Veniamo a noi. Allora, si fa il disegno. Io in questo caso vi ho detto che farò la lampada Jack o Lantern, che sarebbe la classica lampada. Quindi sto disegnando i due triangoli per gli occhi. Ok. Vedete? Sì, dai, si vede. E poi la bocca. Allora, la bocca, speriamo che mi venga bene, perché io, come dico più e più volte, io in realtà non è che sia particolarmente brava a disegnare, ma ve ne sarete probabilmente accorte. Allora, il bello di usare la penna è che potete anche fare cioè non deve essere perfetto, l'importante è che il disegno venga perfetto nel momento in cui lo andate ad intagliare. Prima potete, essendo una penna, potete anche fare delle prove. Ok, quindi in questo caso io ho fatto i denti sopra e i denti sotto. Ok. Poi un altro strumento molto particolare è questo.
Ok, vi consiglio quando acquistate il kit, ad esempio in questo kit non è presente questa rotellina, invece vi consiglio di prenderla perché è molto fondamentale in questa parte, perché se voi ripassate il disegno con questa rotellina vi sarà poi più facile intagliare la zucca. Quindi cercate i kit che all'interno abbiano anche questo strumento. Allora, un'altra domanda di Marina: quanto tempo deve restare in acqua e candeggina? Sì, deve restare in acqua e candeggina circa 3-4 ore, qualche ora, dopo vedete voi, comunque più o meno 3-4 ore. E ho trovato anche delle ricette dove dicono di sostituire la candeggina con il succo di limone. Personalmente non le ho mai provate, ho sempre fatto con acqua e candeggina, però volendo potete provare anche acqua e succo di limone, dicono che funzionino lo stesso. Torniamo a noi, procediamo quindi a ripassare, spingendo leggermente, ecco qua. Nel frattempo è arrivata ancora una simpatica mosca. E dovete sapere che di solito quando faccio il video in diretta ho Stella, il mio cane, che me ne combina di tutti i colori. Tipo prima, mentre stavo facendo il video su YouTube, dicendo appunto che sarei stata in diretta su Facebook, è arrivata Stella con dei rotoli di feltro che avevo preso alla fiera di Vicenza e me li stava distruggendo davanti agli occhi, quindi ho dovuto interrompere brevemente la diretta per portarglieli via. Invece un'altra volta ho avuto il problema sempre con Stella in diretta su Instagram, che mi continuava a portare il suo giochino per giocare e io ero in diretta e stavo facendo un tutorial. Adesso non so dov'è, forse dorme, speriamo. Allora, ho ripassato quindi i triangolini con questo e ora vado proprio a fare l'intaglio. Ok, vedete che è proprio semplicissimo. Allora, questa parte potete farla fare ai bambini se i bambini sono un po' grandini, perché comunque questi coltellini tagliano, quindi non so se potete fidarvi o meno, quello dipende dall'età del bambino. Io non mi fiderei più di tanto, mi limiterei a fargli svuotare la zucca, che comunque anche quella è divertente. Ecco qua, vedete che non avendo pulito i filamenti ne pago le conseguenze. Dopo provvederò, quando arrivano le bambine da scuola, a pulirla meglio, perché sennò non si vede poi bene nel disegno e soprattutto quando è accesa non rende l'effetto bene come dovrebbe. Ok, quindi questo è il nostro primo occhio. Mi sono appena collegata e dove possiamo trovare? Allora, queste zucche sono zucche, le cosiddette zucche di Halloween. In questo periodo si trovano praticamente dappertutto, le trovate nei supermercati o anche nei negozi di frutta e verdura. Costicchiano perché una zucca è intorno ai 5 euro, almeno dalle mie parti, però insomma per i bambini va benissimo. Come dicevo, non sono da mangiare, per cui si possono intagliare senza grossi problemi, e in più rispetto alle altre zucche sono molto morbide, quindi si riescono ad intagliare con facilità, cosa che con le altre zucche non riuscireste a fare. Ecco qua, andiamo avanti. Quindi, per chi si è collegato adesso, sto facendo vedere come intagliare la zucca di Halloween. Allora, il primo passaggio che ho fatto è stato quello di tagliare la parte superiore, che ho messo qua. La seconda parte è stata quella di svuotare la zucca dai filamenti e dai semini, poi l'ho disegnata con una penna, la faccia che volevo fare, l'ho ripassato il disegno con questo strumentino qua, ecco qua, scusate, non ho il kit per l'intaglio, e quindi adesso la sto tirando via. Se non hai il kit per l'intaglio, io ti consiglio di procurartelo, perché personalmente a me i coltelli non piacciono molto, soprattutto perché la zucca è molto viscida e secondo me è un attimo che ti può scappare di mano il coltello. I kit, guarda, li trovi o in internet tipo su Amazon, oppure li trovi anche nelle cartolerie, nei negozi specializzati, ma anche in tanti supermercati, nei grossi supermercati. Perché questi hanno questo manichino, che quindi è molto facile da tenere e ti permette di far sì che la zucca non ti scivoli. Quindi io ti consiglio di prenderlo il kit. Ok, andiamo avanti. Facciamo qua sempre con la nostra rondellina. E facciamo la bocca. Allora, io farò dei dentini, un dentino sopra. Ok, poi con calma
volevo provare a fare anche la zucca che mi avete consigliato voi, ovvero, oh, scusate, ma c'ho sta mosca. Volevo provare a fare la zucca dello stregato. Ok, però quella me la faccio con calma da sola, così vedo come viene, perché essendo la prima volta che provo a farla, non vorrei venisse una schifezza proprio in diretta, ecco. Mi dispiacerebbe. Ok, allora ho passato il disegno con questo strumentino e ora riprendo questo. Ok, intanto sto tenendo sott'occhio i vostri commenti, perché qua tra tagliare tutto magari mi distraggo un attimo e me ne perdo qualcuno. Allora, vedete? Ok, allora andiamo avanti a tagliare tutto il nostro disegnino. Allora, purtroppo ho tenuto il disegno un po' basso, quindi faccio un po' fatica a tagliarlo, però vabbè, vedrete che alla fine verrà comunque decente. Questo è il disegno di Halloween più semplice che potete realizzare, che è proprio la faccia di Jack O'Lantern. Se decidete di fare altri disegni, ricordatevi una cosa fondamentale, la dimensione della zucca, cioè ricordatevi che va messa la lanterna e quindi non prendete zucche troppo piccole, e se le prendete grandi, ricordatevi che che il disegno, insomma, deve essere centrato e deve star bene. Un anno, trovate il video anche su YouTube, come intagliare la zucca di Halloween, ma l'ho pubblicato anche stamattina, mi sembra il video delle 9, e ho fatto tre disegni. Quindi la zucca ruotando mostrava i tre disegni diversi, quindi potete sbizzarrirvi anche in questo modo. Importantissimo, quando fate il disegno non dovete lasciare, cioè dovete far sì che il disegno resti attaccato, ovviamente. Se fate un disegno un po' complicato dovete pensare a dei punti di attacco. Se volete fare dei disegni più complicati, potete trovare delle schede già fatte con dei disegni di Halloween su internet, tipo su Pinterest. Basta che scrivete disegno di Halloween e vi compaiono tutti i disegni che potete utilizzare. Lo stampate, lo incollate alla zucca, lo attaccate alla zucca con un pezzo di nastro adesivo, lo ricalcate con la penna, poi col pennino, lo intagliate e in un attimo avete una zucca anche molto più complessa. Questo è se decidete di fare qualcosa di un po' particolare e non siete magari brave a disegnare. Allora, vediamo se ce l'abbiamo fatta. Tagliamo qua e dovremmo esserci. Dopo, vabbè, la rifinirò magari con calma. Vedete tutti i filamenti che non ho tolto? È per quello, questo è il motivo per cui, come vi dicevo, la zucca va pulita molto molto bene prima, se no dopo vi trovate tutti i filamenti. Allora, ecco qua. Questa è la nostra zucca intagliata. Potete anche fare una cosa particolare e mettere ad esempio lo zucca slime che vi ho fatto vedere qualche giorno fa come farlo. Potete inserire lo zucca slime con i semi di zucca che quindi escono dalla nostra zucca. Allora, vi ricapitolo super velocemente come fare, come intagliare la zucca di Halloween. Allora, per prima cosa si intaglia la parte superiore. Quindi con un coltello intaglio la parte superiore, facendo attenzione ovviamente a non tagliarmi. Tiro via il primo pezzo, tirando via anche tutti i filamenti. Pulisco bene la zucca utilizzando o lo strumento del kit oppure il cucchiaio, che vi consiglio vivamente, io mi trovo molto meglio. Una volta tirato via tutti i filamenti e tutti i semi, posso iniziare la fase di intaglio. Quindi disegnerò quello che voglio intagliare sulla mia zucca con una penna, lo ripasserò utilizzando questo strumento, quindi questa rotellina, e poi, come avete visto, è molto semplice, con questo seghettino, sempre presente nel kit, vado a incidere la zucca e a tirar via i pezzi in eccesso. Una volta fatto tutto questo, se volete conservare la zucca per qualche giorno, dovete immergerla in una bacinella abbastanza capiente, appunto da contenerla, con dentro acqua e candeggina, e la zucca va lasciata immersa per qualche ora. Una volta fatto tutto questo procedimento, non vi resta che prendere un lumino, metterlo nella zucca, chiudere la zucca e festeggiare Halloween.
Se il video vi è piaciuto, ricordatevi di mettere un like, condividetelo e seguitemi anche su YouTube e su Instagram. Come vi dicevo a inizio video, se vi piace la creatività, se vi piace Bimbi Creativi e se vi piacciono i libri, potete supportarmi acquistando uno dei miei libri. Li trovate tutti su Amazon, basta che scrivete Irene Marzi e vi escono. A presto, ciao a tutte!